Diamo subito quindi il benvenuto alla nostra ospite, Deborah Severini, curatrice del Festival Scritto Misto, Festival Letterario di Libri e Musica, che torna per la nona edizione in varie zone della Val Chisone. Ciao Deborah, intanto. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti, grazie mille a tutti voi, grazie Daniela di questa opportunità. Sì, hai proprio ragione, ritorna Scritto Misto, la nona edizione, iniziamo proprio sabato 15 luglio. 15 e 16 saremo a Villa Willy in maniera particolare e poi ci sposteremo per altre date fino al 6 agosto tra Usso e il Forte di Fenestrelle, con tanti ospiti, tante nuance di questo Scritto Misto che, ripeto, è arrivato alla nona edizione ridendo e scherzando, nessuno insomma si aspettava forse. No, è che inizi a fare le cose e sei anche un po' incosciente, quindi senti, ma partiamo dal titolo Scritto Misto. A me ha sempre incuriosito questo titolo, che trovo anche molto simpatico, molto leggero, e a questo punto ho l'occasione di chiedere come è nato? Ma è nato sempre perché, insomma, io sono una abbastanza ironica, quindi volevo fare mi sarebbe piaciuto appunto organizzare un ensemble tra la scrittura musicale e la scrittura letteraria, e volevo trovare una cosa che non fosse però troppo altisonante, insomma, e mi venne in mente che dalle nostre parti, visto che ci piace molto il fritto misto, ecco, magari uno scritto misto poteva andare bene lo stesso. Ecco, quindi si prende un po', diciamo, spunto dalla parte gastronomica, anche se poi, insomma, forse è l'unica parte, quella gastronomica, che ancora non avete inserito. No, in realtà è stata inserita anche proprio all'inizio, quella, ecco. Proprio all'inizio delle prime due edizioni, e poi abbiamo deciso invece che ogni cosa doveva avere un suo ruolo, perché non si poteva far tutto e star dietro tutto, insomma, proprio per professionalità. Ecco. Giusto, però voi avete sempre abbinato, ecco, come Scritto Misto, come festival, la letteratura, quindi la presentazione di libri, di iniziative comunque che hanno a che fare con il comparto dell'editoria, e la musica. Questo è sempre stato un binomio. Sì, è proprio la nostra caratteristica. Che è nato in Scritto Misto. Assolutamente. La nostra caratteristica, dove voglio precisare che la musica, peraltro tantissima musica, non solo tradizionale, ma classica, ensemble di fiati, di archi, pianoforti, abbiamo avuto già due esperienze con. Devo dire che la musica non è a corollario, la musica proprio si interseca e dialoga con la letteratura a pari merito. Cioè, è solo una questione tecnica, che certo. Chiaramente i momenti devono per ovvi motivi essere separati, se no non potremmo mai esprimerci bene, insomma. Però è a pieno titolo. Quindi anche le scelte musicali sono tutte anche focalizzate e studiate in modo da dare e rimbalzare, no, i contenuti con lo scrittore che in quel momento presenta la propria opera. Ecco. Sempre stato itinerante Scritto Misto, sempre andato un po' in giro per la Val Chisone, ci dicevi giusto. Giustamente spazierà tra Perosa Argentina, Fenestrelle e Usso. È sempre stato così o è nato in modo un po' più stanziale? Ma prima è nato in modo stanziale, siamo stati per diversi anni, diciamo fino a quattro anni fa eravamo proprio al Lago del Lo, dove è nato, tendo a precisare, grazie proprio al supporto e l'aiuto di Franco e Marinella del Lago del Lo, ecco, dell'hotel ristorante Lago del Lo, che sono stati i promotori primi a darci l'input e anche il coraggio, se vogliamo, per iniziare questa avventura. Invece poi con la pandemia, che giustamente le risorse economiche dovevano essere prese e portate nei luoghi di emergenza, e ci siamo trovati un po' spiazzati e quindi abbiamo pensato comunque di organizzarlo in maniera magari un po' più slim, come dico io, no? Meno appuntamenti, però comunque sempre cercando la qualità. In ogni caso voglio precisare questo lavoro, perché poi la qualità richiede anche lavoro, e le abbiamo cominciato a organizzare al Forte di Fenestrelle, esattamente alla Porta Reale, perché il territorio oltretutto mi ha dato anche così il sostegno, mi ha detto no, vai avanti, proviamo a farcela, non interrompiamo questo percorso. E da lì l'idea che potesse diventare itinerante, quindi da Perosa, sfruttando la Villa Willy, che tutti conoscete, che è bellissima, e poi da lì risalendo la valle fino al Forte. Certo, ecco. Certo. La novità di quest'anno è Script Arte.
Sì. Che cos'è Scrittarte? Ma Scrittarte è un esperimento, ecco, prima di tutto è un esperimento. Insomma, diamo l'opportunità da quest'anno ai giovani o anche non giovani, comunque emergenti artisti di arti visive, perché era uno degli aspetti che ci mancava un po', che quindi significa tutto quello che è visivo, quindi anche la scultura e quant'altro, di poter esporre gratuitamente le proprie opere all'interno delle strutture che ci ospitano e quindi di seguire anche questo in maniera itinerante tutto il festival. Quindi un'opportunità, anche perché è scritto, devo ricordare che è fatto da, è composto da tutto un insieme di enti che collaborano in una, per un obiettivo, quello che è quello culturale. L'ente organizzatore è la Fondazione Centro Culturale Valdese, ma poi da quest'anno abbiamo anche la Città Metropolitana di Torino. Siamo riusciti anche col tempo a avere l'Unione dei Comuni Vallechisone Germanasca, il Comune di Perosa, di Fenestrelle, di Ussò e di tutti quelli che a più titolo si sono in, così intersecati, certo, sul nostro percorso e hanno voluto collaborare. Quindi un'ampia rete di collaborazione che si è creata, sì, in questi anni e che permette anche poi insomma un programma come quello che stiamo guardando adesso un po' mentre chiacchieravamo, ve l'abbiamo fatto vedere per chi ci sta seguendo in TV, sul digitale terrestre, sul nostro sito tramite lo streaming video. Ecco, avete visto che insomma il programma è decisamente ricco, si parte questo prossimo weekend, 15-16 luglio, si prosegue poi 22-23 di luglio e poi 29 e 30 luglio e infine il primo weekend di agosto, 5-6 agosto, sempre con appuntamenti diversi, anzi a volte anche più d'uno durante la giornata, praticamente doppi appuntamenti, esatto. sempre come diceva Deborah prima, con l'accompagnamento anche oltre che della musica, che è parte integrante del Scritto Misto, con questi giovani artisti che avranno l'opportunità di poter esporre i loro lavori e le loro produzioni. Una cosa che volevo, sì, aggiungere è che un'altra delle caratteristiche che si porta appresso Scritto come sana abitudine è quella di avere sempre un tema. Ok. Perché noi ci sfidiamo anche sui temi, perché non ci bastava essere itineranti e tutto quanto, ma volevamo invece ancora trovare una cosa in più. E il tema di quest'anno è abitare i confini, storie di umanità. Abitare i confini perché noi siamo, viviamo in una terra di confine, sì, no? E quindi tutte le terre di confine sono anche delle zone ibride, diverse rispetto a quelle che non hanno questo tipo di dialogo, no? Con chi è dall'altra parte di questo confine. Poi i confini sono anche quelli che noi abbiamo all'interno di noi, delle nostre famiglie, confini personali, anche detti anche limiti in alcuni casi. Però talvolta bisogna anche imparare a non combatterli, non necessariamente, magari a conviverci, magari con l'inquilino che ci dà un po' fastidio, però dobbiamo trovare, perché non tutto è valicabile. È vero. No? Ecco, non tutto è valicabile. E poi in fondo c'è il discorso dell'alterità, cioè l'altro come risorsa, non come antagonismo, ma come scambio, pur rimanendo se stessi, no? La curiosità di vedere le cose oltre questa famosa siepe, che perché ho ragionato sul fatto che se non facciamo anche un po' questo tipo di ginnastica fra di noi, no? Questo modo di gestire anche il pensiero, le siepi possono diventare dei muri, no? Possono creare distanze e alla fine noi abbiamo sempre ragione, e non è questo, secondo me, dal mio punto di vista, il concetto di umanità, no? Il fatto di stare insieme in pace, tutti uguali. Giusto. Questo un po' il discorso. Quindi abitare i confini, storie di umanità, è il fil rouge che guiderà i vari appuntamenti di Scritto Misto. Io ne cito uno tra i tanti, ma giusto perché quello un po' più affine, ecco, anche vicino alla nostra trasmissione, che è l'incontro che ci sarà domenica 30 luglio con il pastore Gianni Genre e il Don Paolo Squizzato della diocesi di Pinerolo, due persone che lavorano molto sui confini, che hanno lavorato molto sui confini e che sono molto attente appunto anche alla
al rispetto delle storie e delle vicende di ognuno di ognuna di noi, e quindi interverranno in questo incontro che sarà moderato da Davide Rosso. Ma era giusto per citarne uno, ecco, che sì, si inserisce nel panorama, diciamo, del confronto anche del cammino ecumenico che c'è tra le varie chiese. Ce ne sono tantissimi altri. Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook, giusto? Sì, esattamente. Perché c'è la pagina, esatto, c'è la pagina Facebook Scritto Misto Festival, e lì trovate tutte le novità. E poi tra i nomi, diciamo, quelli più così nota, insomma, più famosi, come si dice, abbiamo appunto per il Sinotto ci sarà Fabio Geda, e soprattutto ci sarà Marcello Fois, il grandissimo Marcello Fois, il 5 agosto al Forte di Fenestrelle. Grazie Deborah per essere stata grazie con noi. A voi, buon grazie scritto a tutti misto voi. A tutti, veramente. L'invito è di partecipare a questa rassegna che il 15 di luglio prenderà il via in Val Chisone in versione itinerante. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao.